Ciao a tutti, oggi prepareremo il parfait di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è 10 minuti circa più 4 ore per il congelamento. Gli ingredienti sono mandorle caramellate, panna fresca, tuorli, zucchero, vanillina e una fialetta di aroma di mandorle. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa riposizioniamo la panna in congelatore perché ci servirà ben fredda. Mettiamo all'interno del boccale le mandorle. Le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte il trito. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la vanillina e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Ruliamo sul fondo del boccale. Mettiamo i tuorli, le li facciamo montare per 5 minuti a velocità 5. Trasferiamo in una ciotola capiente i tuorli e andiamo a lavare ed asciugare il boccale. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo con la spatola. Posizioniamo la farfalla, riprendiamo la panna dal congelatore, versiamola. La facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è perfettamente montata, versiamola nella ciotola con le uova. A questo punto amalgamiamo il composto delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Aggiungiamo le mandorle. Di mandorla e continuiamo ad amalgamare delicatamente. Versiamo adesso il composto in uno stampo da plum cake rivestito con pellicola trasparente. Adesso ricopriamolo con pellicola trasparente e riponiamolo in congelatore per almeno 4 ore o fino al momento di servire. Il parfait di mandorle è pronto, rimuoviamolo dallo stampo e serviamolo. Parfait di mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!